da officina. Mi sentite? Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Una piccola interruzione di questo meraviglioso tavolo che abbiamo davanti con l'olio extravergine di olivo, simbolo della regione. Un ringraziamento a tutti gli amici della Puglia, naturalmente al nostro governatore di Vivendola e all'assessore Fabiano Amati e a tutti gli amici che sono qui. Due parole solamente per ringraziarvi, perché siamo qui tutti riuniti a festeggiare uno straordinario patrimonio del nostro territorio che sono gli ulivi secolari. Gli ulivi secolari che rappresentano, come la bellissima mostra fotografica lo rappresenta, un po' un pezzo della nostra storia. In un mondo globale in cui l'omologazione dei prodotti ci porta sempre a confondere la nostra storia, la nostra origine, qui abbiamo uno spaccato invece evidenzia come la realtà produttiva della nostra regione con queste caratteristiche distintive e straordinarie non c'ha soltanto l'ottimo sapore e il gusto che stiamo testando sul tavolo, ma anche un pezzo di storia che ci potrà aiutare. A noi proprio in questi giorni Niki, grazie anche all'aiuto di tutti i parlamentari europei, saluto anche Sergio Silvestris, proprio pochi giorni fa insieme a lui in Commissione Agricoltura ci siamo occupati di olio extravergine di oliva, perché nel pacchetto legislativo che era in approvazione, che riguarda il settore lattiero caseario, abbiamo approvato un emendamento che invece chiede alla Commissione Europea di tener conto delle difficoltà di questo settore, di allargare gli strumenti di gestione della crisi anche all'olio d'oliva. Per cui novità importanti sul profilo legislativo che saranno, credo che anche l'ultimissima novità, che proprio grazie all'impegno qui a Bruxelles siamo riusciti a portare a casa, a condurre in porto, quella degli anchilesteri, un regolamento che ha finalmente smascherato quelli che vengono chiamati gli oli deodorati, una truffa, quindi che per molti anni non avevamo gli strumenti per poterla controllare. Oggi, grazie a questo nuovo regolamento comunitario, obblighiamo per gli oli extravergini l'analisi e quindi poter smascherare questi oli che fanno una concorrenza sleale ai tanti oli straordinaria qualità della nostra regione. Grazie ancora a te Niki, grazie a tutti e buona serata. Io voglio consegnare una cartellina a Paolo De Castro che contiene la ragione reale della mia presenza a Bruxelles. Domani le istituzioni locali, la democrazia europea, il Comitato delle Regioni si esprimerà su un parere che è stato affidato a me sui modelli di governance del servizio idrico. Sul tema dell'acqua incrocia il tema dell'agricoltura. L'agricoltura è il principale presidio ecologico per i nostri terreni, per la difesa del suolo, per la lotta contro il depauperamento delle falde. Il tema dell'acqua oggi interroga l'Europa intera e quindi ho il piacere di offrire a Paolo De Castro, per quello che rappresenta proprio sul tema cruciale del settore delle politiche agricole, questo lavoro. Io vi ringrazio di essere qua, ringrazio i parlamentari di tutti i gruppi, i parlamentari di diverse regioni, parlamentari mediterranei, mi verrebbe di dire, i lucani, i siciliani, i pugliesi che vedo qui. Noi abbiamo voluto segnare una storia nuova, con una legge particolare che speriamo possa diventare una normativa europea, la legge con cui nel 2007 abbiamo voluto sottrarre gli ulivi secolari a forme di commercializzazione speculativa. Gli ulivi secolari sono sculture botaniche straordinarie, sono un patrimonio della biodiversità. Vedrete alcuni frammenti di questa meraviglia. Noi in questo momento stiamo lavorando all'anagrafe degli ulivi secolari, li stiamo censendo. Occhi e croce, non so se lo sapete, la Puglia ha un patrimonio di 60 milioni di piante di ulivo e si calcola che 4-5 milioni di piante di ulivo abbiano 3, 4, 5 secoli di vita.
sono un deposito scientifico straordinario da sfruttare e noi abbiamo voluto tutelarli come si tutelano le anfore etrusche, come si tutelano i reperti archeologici, perché sono un pezzo di storia, di memoria, di cultura, di tradizione. E qua con noi ci sono degli operatori economici che hanno fatto un investimento economico sugli ulivi secolari. Commercializzano olio d'oliva extravergine da ulivo secolare. Guardate, è come vendere non soltanto le qualità organolettiche del miglior olio del mondo, ma è come vendere davvero un apparato storico, come vendere un racconto, non posso dire una narrazione perché la parola mia è preclusa, è come vendere una suggestione, una cultura, una storia, molte storie. Per questo io voglio ringraziare questi operatori economici, perché la legge di protezione non pone un vincolo, ma offre un'occasione. Capire che quello che produciamo ha dentro di sé anche gigantesche caratteristiche culturali e che ci propone un'eredità gigantesca su cui esercitare valorizzazione. Ecco, sono, noi li abbiamo chiamati produttori custodi, sono un po' angeli custodi di un patrimonio e per questo davvero siamo molto grati nei loro confronti. Vedrete queste foto, io spero, per chi non le conosce, per chi non conosce gli originali, di correre un attimo in Puglia. Gli ulivi secolari nei parchi, nelle città come quelle garganiche o quelle salentine, nel circuito delle città imperiali, sono un corredo di bellezza che circonda centri storici, castelli di rara suggestione. Economia e cultura, ecco, la scommessa della mia regione è questa. Economia e cultura, bisogna produrre ricchezza. La ricchezza non è soltanto quella che si misura con il denaro, si misura con la qualità del cibo, con la tracciabilità dei prodotti alimentari, si misura con la qualità dell'acqua e dell'aria, si misura anche con la qualità della capacità nostra di essere eredi e custodi delle storie più antiche. Grazie e buon divertimento. Hai dato la tua macchinetta a qualcuno?